Oggi è 2 dicembre 2017. Di cosa voglio parlare? Ultimamente ho conosciuto Chimdrup al secolo Irene Fakeris. Irene ha un canale su YouTube. Ho saputo l'esistenza di Irene grazie a Dallimello. come è successo con Yuriko Tiger? Stessa cosa, uguale. Che volevo dire? Irene Fakeris fa discorsi interessanti nel suo canale YouTube. Che posso dire? Ora voglio parlare di una canzone che ha fatto, cioè una cover. Ecco qua. Se scrivete della Cecenia non ce ne frega niente, dovreste trovare il video in cui Chimdrup canta Non me ne frega niente di Levante. Al secolo Claudia Lagona. Chimdrup canta bene i primi gusti, c'ha pure un'ottima voce, suona bene la chitarra. Vabbè, sì, forse non posso saperlo perché non so suonare la chitarra, quindi forse non dovrei giudicare, però per me suona bene, cioè per quel poco che ci capisco. Sì, per me Chimdrup è un'ottima cantante, un'ottima suonatrice, oltre ad essere un'ottima oratrice di YouTube. Chimdrup nel suo video parla della Cecenia. Ora, non è chiaro se la canzone si ispira alla Cecenia, per saperlo dovrei contattare Levante. Devo dire che il sito di Levante è fatto bene, i primi gusti. Infatti c'è la pagina dei contatti. Infatti sì, mi sa che scriverò. Ottima pagina. Viene chiesto nome, indirizzo elettronica, oggetto e ovviamente testo il messaggio. Ottimo. Sì, mi sa che scriverò a Levante. Scriverò pure a Chimdrup. Ecco qua, questo è il sito di Irene Fakeris. Vi faccio vedere, eh. Allora, ecco, questo è il sito di Irene Fakeris, meglio conosciuta come Chimdrup. Poi questo è il sito di Levante, ecco qua c'è la pagina di contatti, poi faccio la pagina principale. Ecco qua. Cliccando qua si vedono le varie pagine del sito. Un momento, mi devo interrompere il video. Ci sentiamo dopo. Ecco, stavo rispondendo a una chiamata sul telefono. Ora sono di nuovo qui. Sì, stavo parlando di Irene Fakeris, meglio conosciuta come Chimdrup. Allora, non mi è chiaro se la canzone Non me ne frega niente di Levante è ispirata ai problemi della Cecenia. Potrebbe essere l'interpretazione di Chimdrup. Tutto è possibile. Per saperlo devo contattare Levante. Comunque, ottima interpretazione.
in tutti i sensi. Cioè, mi piace l'interpretazione del significato della canzone, e poi mi piace il modo in cui Chim the Rap ha cantato e suonato. Ottimo. Cos'altro volevo dire? Che succede in Cecenia? I giornali italiani non ne parlano, per quello che so io. Io seguo pochi giornali italiani, e telegiornali che tu dico fa. Tanti giornalisti fanno propaganda, non tutti, però tanti notiziari italiani fanno propaganda per il governo italiano, dicono solo le cose che piacciono al governo italiano. Dobbiamo informarci attraverso internet, eppure in internet girano tante notizie false. Che succede in Cecenia? Stando a quello che ha detto Chim the Rap, in Cecenia gli omosessuali vengono portati nei campi di concentramento. Cioè, mo non so se sono campi come quelli nazisti. Comunque è grave sta cosa. Nel 2017 questa cosa è intollerabile. Cosa fa il governo russo? Per quello che so, la Cecenia fa parte della Russia, quindi il governo russo deve fare qualcosa. Che sta a fa? L'hanno detto sedicesimo, che io stimo molto. Parla tanto bene di Vladimir Putin, però mi sa che Vladimir Putin non è così buono come propaganda l'hanno detto sedicesimo. Bisognerebbe indagare su cosa succede in Cecenia. Qualcuno dovrebbe informare gli italiani. Intanto ringrazio Irene Fakeris per aver tirato fuori questa notizia importante, secondo me. Mo' chiudo. Grazie per l'attenzione.